Rattrappo un tour, Villa Condomer, una sfida molto aristocratica. Oggi andiamo a giocare in un parkland costruito proprio in un parco di un'antica villa patrizia di una famiglia nobile veneziana. Sei pronto per la sfida, G? Pronto, pronto per questo nuovo Rattrappo un tour. Le buche scelte? 2, 3, 5 e 6. E la prima è quella famosa del cancello, quella che è anche il simbolo di Villa Condomer. Che tipo di campo è? È un parkland, quindi è anche piuttosto storico, quindi anche gli alberi sono storici e le loro dimensioni sono importanti. Quindi occhio a te mettere la palla nel punto giusto, perché sennò al green diventa difficile tirarci. Andiamo a vedere. Ah, mi fai il ciccio? Ciccio chiama ciccio. Caspita, se mi fa il ciccio per la palla significa che la buca è corta. Non è una buca lunga, in effetti sono a 325 metri come buca. È un dogleg molto secco, quindi non è misurato 325 dritto per dritto, conta il dogleg. L'importante qua è riuscire a piazzarsi in una posizione comoda in mezzo alla pista per poi passare sopra il cancello. Eh sì, perché qui nel proprio angolo del dogleg, oltre a un po' di alberi che, come dicevamo, sono anche importanti, più albero che aria, c'è anche il mitico cancello. Allora, mi sembra un po' troppo a sinistra, una mia impressione. È un po' a sinistra e anche un po' troppo lunga su quella direzione. Quindi sei sotto gli alberi. Ci dovrebbe essere un punto di passaggio, dovrei poter passare. Ho giocato l'ibrido per non raggiungere il bunker. Da là comunque dovrei avere la possibilità di andare. Era comunque un po' troppo a sinistra. Gigi, ho visto che hai messo la pallina su un tee piuttosto basso. Sì, perché è effettivamente una buca da lavorare ai fianchi. E al posto del mio solito ferro 2, per questa sfida ho deciso di portarmi un ibrido, perché non conoscendo bene il campo, sono venuto solo una volta, ma a portare una squadra a giocare. Io non ho mai tirato, quindi non lo conosco benissimo, preferisco un bastone un po' più versatile. Ibrido, per me, sarà un motivo per cui si chiama ibrido. E soprattutto in questa sfida, no, mi toccherà usare un sacco le mappette. Io faccio il figo di solito senza, perché i campi, quelli dove ho giocato, me li ricordo molto bene. E qui invece ne ho bisogno come il pane. E io faccio la stessa cosa che hai fatto tu. Flirto un po' col bunker, ma io cerco di volarlo, perché ho 200 metri, poco più, per volarlo. Il mio ibrido dovrebbe fare un 2.10 e quindi bomba di ibrido. Vabbè, io speravo di vedere la bombazza al green, passare il cancello. Ho detto vai, lo provoco subito, poi magari a freddo mi va contro il muro. E invece no, mi dice che col libido vola il bunker. Tu pensa come siamo messi. No, invece dritta per dritta in centropista. È appoggiata sulla destra. Sì, però in meglio. Realtà il fatto di sapere che il bunker non mi dava fastidio mi ha lasciato giocare un po' più sereno, però ho comunque voluto aprirmi la visuale sulla destra per essere sicuro di poter passare sopra agli alberi e andare verso il green. Io forse tiro al green. Tu? Io, guardando un po' la visuale, tiro forse all'inizio del green, perché sopra quest'alberello qua La vedo buia. A fianco ci posso passare, posso sperare di arrivare al green. Sì, vedi l'inizio del green, un centinaio di metri? Sì, sono 96 all'inizio, da quel punto là, quindi sono o meno 50 gradi, un po' a vanga, a saltare un po'. Un po' a vanga, tu a furia di giocare con me stai prendendo una brutta piega. Eh sì. Comunque nel frattempo si vede il cancello lì sotto gli alberi. E giuro che non era una guffata. Appena appena forse fat shot. Sì, ce n'era c'era un bel raffettino. Ti ha un po' frenato il colpo. Sì. Sei davanti al green forse. Bunker forse. Andiamo a vedere dove invece mi sono andato a infruccare io. Oh, da qui si vede il green. Ma da dove è Gigi? Non tanto. Alla fine.
però aspetta che sto flirtando con il cancello, perché l'asta è esattamente dietro al cancello, mi prende a volte il cancello ma a volte l'asta. 113, però ho bisogno della mappa perché io non mi ricordo come è fatto l'attorno del green. Però vedi cosa vuol dire stare dalla parte giusta. Adesso comunque tu hai l'albero davanti, sì, hai il cancello davanti, sì, però sei a una distanza che, un piccettino, che l'altezza non è un problema. Piccettino. L'asta, non avendo la posizione, non capisco se è corta o è lunga, quindi più che altro che però davanti al c'è green questo effetto codice a barre che non si vede, esatto, nulla. No, però da questa angolazione non dovrei avere davanti, sì, bunker, quindi io direi che è al centro più o meno centrale. Vediamo allora, dritta e dritta, vola, alta e alta, vola, sembra anche lunga giusta. Sai che da qua sembra veramente bella? È molto bella. C'è l'effetto codice a barre, ma magari tra una barra e l'altra. Allora, hai appena visto un approccio di Tullia Calzavara da questa posizione praticamente. Lei era un po' più comoda forse con i piedi. Devo salutare qualcuno? Grande. Ciao! E anche due polpastrellini meglio dei miei? Vabbè, insomma, questo è un campo dove la parte femminile che gioca a certi livelli, insomma, si è vista e rivista. Sì, grande tradizione, vittorie. Poi qui c'è come allenatore della nazionale, ha sede qui Enrico Trentin. Quindi insomma, qui, i qui risultati si vedono. Il campo ha visto polpastrello, quindi adesso cerchiamo di non farci riconoscere. Perfetto. Vai. Ok, quindi a questo punto sono messo talmente male che solo uno scuzzettino alla Gigi o alla Tullia Calzavara che potrebbe, capito, potrebbe salvarmi da una posizione assai scomoda. Cioè, capito, usa i miei colpi contro di me. Aspetta, perché qua non riesco ancora a trovare la posizione. Piedi dentro il bunker, palla decisamente più alta, bastone impugnato sullo shaft, faccia chiusa. Niente. E questa è mano vera. Mano dai, vera. Mano scappata un po', l'avevo vera giudicato più lento. Beh, capito, hai fatto un colpo, ragazzi, che avercene. Allora, asta fuori, sì, quindi l'hai vista fuori. Bene bene. No, c'è da dire che questo, almeno questo green è talmente piccolo che se lo prendi praticamente stai già tirando per i birdie. Il okay, tentativo c'è. Però non lo leggo benissimo. Sai che per una volta, vedi? Niente, io faccio il figo di solito, cerco di non usarle e invece si vede molto bene che scende un po' da destra verso sinistra ed è in salita. Più che altro quindi in salita, le frecce ti danno più, si può, più una salita. Si può cominciare a osare, vediamo un po'. No! Per una volta non mi sei timidone! No, ma caspita! Molto aggressivo! Vabbè, oh! Che ci devo fare? Palo fuori, come direbbero nel calcio. 4 c'è e adesso tocca a te. Allora, la mappetta l'ho letta insieme a Gigi, per lui la salita, per me è discesa. Però c'è una piccola pendenzina verso sinistra, c'è una piccola valletta anche e devo stare molto attento. Questo è un putt. Perché insomma, non voglio che mi scappi quel maledetto. È decisivo, già subito decisivo. Mamma, non come è scesa, l'hai toccata! Invece. Ma l'hai toccata benissimo. Ma non solo, è scesa. Solo sovrastimato leggermente la pendenza. La pendenza. Intanto in questa inquadratura si vede benissimo il mitico cancello. Tanta roba. Va bene, adesso attraversiamo il cancello e andiamo alla 3.
E mi sono anche fregato il vantaggio di farlo giocare per primo. Era stato tocca a me. Okay. Vabbè, però è un colpo di vantaggio, insomma. Sì, forse è meglio il colpo di vantaggio, tutto sommato. Infatti, dai. Anche perché ho le caddy maps. Esatto. Quindi, tu prima hai usato lo scuzzo e io adesso uso la caddy maps. Allora. E qua ce ne questa, vuole. Sì, ma, questa qua è una buca. No. Però ho notato che mi hai scelto una buca che gira a destra. Quindi dentro nel cuore sei anche buono. Cioè, non era proprio una scelta voluta. È me che... l'hai scelta un po' bastardina, però ma quello è anche un bel per dogleg me. A destra. Questa l'ho scelta perché, come puoi vedere, là in fondo c'è la villa. C'è la villa che... Perché tu mi sei un po' così romantico, sei romantico. Allora, vediamo un attimo quell'albero. Sì, esatto, come mi dà la mappa, giustamente. Ho il run out, cioè ho quel pinone, a 200, quasi 230. Quindi... per moi, legnetto, trois. Provo colpetto così con un piccolo fade se mi viene, se no anche se sta dritta più o meno la finisce. Qui oltre ai green anche i tee sono relativamente piccoletti, quindi io mi sono messo tutto a sinistra per darmi un filo di agio in più. Sì, allora. È un po' una caratteristica del campo, ha tutto, non è strettissimo come campo, non è particolarmente lungo, è tutto molto raccolto. Un po' come tigri. Gigi, la vedi? Perché non la vedo? È perfetta. È perfetta? Mannaggia. Oh, l'ho vista anche cadere. E rotola verso destra. Ale, questi 350, quanti cavolo di chilometri sulla schiena mi stanno facendo benissimo. Ho preso due colpi buoni prima e anche un putt non male. E adesso il legno 3. Per me invece ibrido. Primo perché non so come, ma non avendo fatto pratica, stranamente. Sì, io sono anche sceso dalla macchina così prontiglia sì, proprio. Arriviamo da posti sparsi per l'Italia. Oggi non me lo sento tanto il fadeino, e specialmente con legno 3 non mi viene proprio facile. Quindi preferisco l'ibrido, che se anche non si chiude mi va dritto, non fa danni, avrò un ferro in più al green dopo. No, più che altro io non riesco a capire se con l'ibrido si riesce ad arrivare all'imboccatura del dogleg. Però, mister mappetta. Dubito che sbagli. Allora, alta era alta. Fade ti è uscito. Com'era? Eccola là. Ha rimbalzato? Sì. Però ha colpito il pioppo più in alto, era un po' troppo fade. Invece avevo il fade, io pensavo di non averlo. Io infatti mi aspettavo ormai questo tacchella col drive che ti esce così easy, no, buttandola troppo. Qua sulla sinistra a farla rientrare verso destra. No? Troppo freddo per provare questi colpi. Uno che mi dice che è freddo con 35 gradi, intanto lo voglio vedere. Freddo di polpastrello. Ok, e quindi adesso cosa mi scegli? Freddo di polpastrello ma caldo di pensieri? Il pensiero caldo era quello di lo sapevo io. Tu giù qua. Continuavi a guardarlo. Però oggettivamente è veramente un pertugio. Per cui, guarda, ho l'ibrido, ma non per passarli in mezzo. Ah, ok. Per passare qua sotto, così sono sicuro, proprio faccio quasi un colpo a corra, buttarla lì in mezzo al ferro. Cioè, praticamente mi fai un altro scuzzo. Sì, praticamente. Scuzzo con l'ibrido. Praticamente. Ah, wow. Eccola. Che colpetto. Anche frena. Troppo. Oh, frena? Frena. Sì, frena appena nel raffettino. Sì, l'importante era andare un po' avanti. Perché ho fatto questo? Perché volevo andare un po' più avanti per avere meno un wedge e cercare di metterla vicino. Mi è scappata un po', però. Finito di usare la mappa? Vai no. Di laser? Allora, la sta è nel centro del green, quindi il green è un po' panettone. 108, prima ho giocato 113, però dal raffettino dove la palla spinna un po' meno. Qua 108, con la palla nel fairway, quindi è lo stesso bastone. E il piccettino. Questo è un green molto rialzato. Bisogna stare attenti a prenderlo, perché l'approccio poi è difficile. Vola! Se vola che ti ho un po' spizzicato. Ah no, no. Che vola! Esatto. Fondo al green. Ho sbagliato la percezione. Vola lo dovevo dire io, che magari mi andavi lungo e mi davi una possibilità. Sembrava di averla spizzicata un pochino, ma in realtà è buona, va bene. Insomma, qui l'unica roba da fare era prendere il green e poi aspettare quello che farà Mr. Caddy Maps.
e 13. Quanto sei? 13 passi, quindi okay. 90 meno 12 sono 78. L'asta dovrebbero essere 8 metri perché tu tiravi da, più o meno dalla piastra dei 100 ed era 108, quindi sono 86 metri all'asta. 86 metri all'asta, 78 di volo, per me è un 50 gradi. Il problema è che sono andato un po' troppo lunghino con quel layup, quindi c'è un po' di trifoglietto. Non è facile controllare la forza dal trifoglietto. Api, andate via, noi ci teniamo le api, salviamo le api e quindi sì, spostatevi un attimo. Cerchiamo di non uccidere nessuno che già ci ammazziamo con il nostro golf e i nostri colpacci. Ok. Me la tira morbida, me la tira morbida. Perché speravo rimbalzare. Hai provato a rimbalzare lì sopra sulla salitella? Sì, di volo non ci potevo arrivare, non avevo possibilità di dare spina alla palla, era completamente giù nel rough. E quindi ho cercato di farla arrivare con un po' di rimbalzo, anche se c'è salita, però si è fermata sulla salitella. Era solo un po' storta, dritta avrebbe potuto farcela. Va bene, mi toccherà imbucare l'approccio. Che sei vicino in realtà, perché sono talmente piccoli sti green, sì, che sembrava un colpo fra virgolette un po' sbagliato, invece no, si è solo un po' chiusa la palla, perché se era dritta arrivavo a inizio green tranquillamente, avevo sicuramente una possibilità in più di imbucare, e da qui mi tocca tirar fuori tutto il polpastrello, che aspetta che lo scaldo un po', sole. Vai, anche perché vedere. Tu non sei in green, ma sei altezza asta e sembrava più lunga da là. Sì, è vero, sembrava un po' più lunga, ma sono veramente piccolissimi questi green, soprattutto quelli delle prime. Così mi hai detto almeno, perché io non me li ricordo, sono venuto qua una volta soltanto. Vediamo un pochino sto approccetto. Ci vuole polpa strello. E il polpa strello c'è. Solo buona la forza. Palla data. Era un po' palla la praticamente data, bello, ma fuori. Me la chiudi? Vabbè. Me la chiudi così, con la lama del sand. Con la lama del sand, perché ho detto che volevo imbucare col sand, quindi far solo così. Quindi hai imbucato con la lama col sand. Col sand ho imbucato. Solo col secondo colpo. Però il quinto. Per cui la vedi? Alla fine guarda che l'altezza l'avevo beccata, sembrava lunga. Sì, è vero. Invece sembrava, guarda qua. Sembrava lunga. Che bel backspin, però la palla è fuori e non la posso pulire. Allora. Da qui non sembra molto facile da leggere, perché c'è una piccola pendenza iniziale e poi diventa piatta. Sì, mamma, qua verdi, è verdi verdi subito. Verdi verdi. Ci piace questo, ma mi piace questo po', posso rimanere qui? Io ho finito, basta. Ciao ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti, ci sta, ciaone. Va bene che ti sei portato avanti, va bene tutto, ma verdi verdi nei tuoi sogni. No, il primo per me era dentro, perché caspita. Era, in effetti per un attimo è stato io dentro. La mia testa era un birdie quello. Però vabbè, comunque mi tengo anche solo un birdie adesso. Va benissimo. Beh, anche perché dall'altra parte io ho fatto bogey bogey. Bogey bogey, tre avanti. Sei già tre avanti e due da giocare. La allora, vedo grigia anche sto giro. Allora, siamo a 123 all'asta. Il bunker entra in gioco qua davanti, ma neanche tanto, quindi in realtà c'è margine. Speravo di poter giocare un altro pitch perché li sto tirando perfetti, invece qua mi tocca un novettino, anche un po' spinto, però c'è aria a favore. Per una volta il sogno di fare il ciccetto anch'io. Ma va. Allora. Sai che quella era la vecchia clubhouse? La clubhouse originale, la prima clubhouse di Villa Condorman. Oggi invece è il deposito sacche, cart. Ti sto cercando di distrarre, se non si fosse no, capito. No, ma non avevo eh? Capito. Ma oggi mi sembri troppo on fire. Aia, flappetta! È un po' flappetta. Aia, la flappetta, vola il bunker! Sì. Uff!
Una flappa dritta all'asta, però. Bunker volato, secondo me, solo perché c'è un po' di aria a favore, perché era una dischetta flappa. Ho fatto il figo a fare il ciccio. Io se non metto il T sul T, il T chiama T. Quindi metti un T. Così, a sfregio, mi fai capire che invece tu puoi tirare. Ciccio. Dal ciccio. Dal ciccio. Io tiro solo dal ciccio. Ci tiro anche il drive ogni tanto dal ciccio. No, ferro 9 anche per me. Anche perché secondo me il ferro 9 per te era troppo. E secondo me ti è andata bene la flappa. Quindi dici che ho fatto un errorino di scelta, di valutazione. Può essere. Secondo me sì. Perché se l'ho messa oltre il bunker è probabile. Nice touch. Però anche la mia flapposa. Ah, infatti è bunker. Sai che invece bunker. A orecchio mi sembrava buona. No. Purtroppo no, Gigi. Ha preso il bordino del bunker qua a sinistra ed è lo spigolino lì. Ritornata indietro. Tanto sì, sono totalmente d'accordo con te. Io ho sbagliato la mia valutazione perché con un 9 flappa sono quasi in asta. Ma quando è giornata buona c'è poco da fare. Urca, che bello, frena, spinna. No. Appena lunga, non ti ha preso lo spinnetto. No, era un po' dura la sabbia, era un po' compatta, ho dovuto dargli un po' forte perché la sentivo coi piedi che vabbè, era un po' granulosa. E proviamo a recuperare col era patto. Un po' granulosa. E sta anche ora a me, perché mi è scappata la sabbia, era veramente molto compatta, la sentivo coi piedi, gli ho dato un po' tanto forte e lo ed spin è scappata un po'. Sì, no, l'uscita era bellissima, ha battuto praticamente altezza asta. Mi aspettavo un discreto quantitativo di spin per come avevi accelerato sotto la palla e invece è proprio scivolata via perché c'era un po' troppa sabbia tra palla e bastone. Tocco, il tocco, mamma. Però si può sempre fare par. Mamma mia, chapeau. Che pupastrello caldo, fa sentire. Allora, vediamo se fai il terzo birdie. Il primo per me era ormai birdie. Ragazzi, questo conta solo birdie. Non lo so, era un putt che valeva un birdie. È un putt che valeva il birdie. Qui è invece vero. È un putt che non so perché, ma mi sento tre putt. E in più tu mi hai anche silurato questo par quando avevo ormai nella testa l'idea del vabbè, eri già un altro seduto bog. Al bar con sì, col tramezzino, questa, la birra e tutto questa quanto. Questa è una roba che in match play ammazza l'avversario, perché quando parti un po' a bomba e lui un po' così e poi ti fa questa silurata, poi magari all'ultima buca ti infila il birdie e un attimo, quindi però questo qua... è il rat trap Gigi, il rat trap è middle, quindi sì, vediamo. Ma un match play nel senso che è un uno contro uno, ah, scusa, questo vero? Sì. Vero, verissimo. Allora, ho preso tempo perché non mi sento questo patto, non so se sarà capito. Voi riuscite a leggerlo? Voi dietro il monitor? C'è pendenza, poca poca, ma c'è. Eccolo lì. E la pendenza principale è la discesa. Quella che Luigi non ha letto è la discesa. Eccolo lì, me lo sentivo. Avevo paura di rimanere a metà strada, ho detto non rimanere corto e... Mannaggia, adesso mi tocca un putt di rientro che non è proprio il mio forte, qui ci vorrebbe B. B è maestro in questi colpi. Perché B l'ha già, perché B l'avrebbe vista. No, perché il putt di ritorno per lui sono... Infatti, perché lui andando attaccando vede cosa fanno alla pallina quando supera la buca. Ma era dritto. Il problema è che non avevi visto la discesa. No, assolutamente, ma proprio assolutamente. Vedevo tutta salita. Vedi a non guardare le mappe. Par 5 di 485 metri. E anche un po' così, non lo riesco a visualizzare bene questo primo colpo. Anche perché la vedi, c'è anche un po' di arietà contro improvvisamente. Ok, però mi hai dato la target line 250 sopra a quel pilone dell'alta tensione che si vede molto bene. E quindi io provo un baby fade. Qui mi sa che in due in green impossibile. Tiriamo sta palla bassa e andiamo avanti, va?
Questo oggettivamente è un par 5 piuttosto lungo, perché come dicevo prima, questo campo non sarà lunghissimo, non ha i green grandi, ma è un campo che ha tutto, come il nostro Gigi che ha tirato un grande ago con baby fade bassa, direi un colpo eccezionale. Ale, oggi mi spiace, ma un po' le tue due buche iniziali, un po' io che mi sono svegliato bene, non lo so, forse la macchina mi fa bene, che te devo dire? Comunque, ci sta. Allora. C'ho una vespa, le vespe si possono ammazzare, vero? Ma io la No, scanserei e basta, dai. scanserei anche. Scansiamo la Vabbè, povera. scansiamo la vespa, salviamo le api o scansiamo le vespe. Par 5, 485 metri, se Gigi non ce la fa, figuriamoci se ce la faccio io. Quindi Vediamo di prendere la pista hai scelto e... una buca finale che, oddio, un po' di gola magari se il drive è andato abbastanza lungo ti viene, però c'è anche un'acqua sulla destra che ho visto dalla mappa. Non l'avevo Tac! più, non l'avevo più. Vabbè. Hai provato anche tu il baby fade, ma ti è venuto un po' di adulto slice. Non l'ho proprio vista, Ah, non l'hai vista? non l'ho proprio No, sei vista. andato a destra, credo nel rough. Oddio, non esagerato perché lì si apre, quindi secondo me è buona. Sì? Però ha girato veramente Non tanto. È so, partita no. tutta Sai a cosa? Non so. sinistra e girava a destra. Vabbè, andremo a cercarla. Vabbè. Ale, non avevo calcolato quest'acqua, eh? Ti sei salvato al pelo pelo perché ha preso l'albero. Santo albero. Amico albero, amico albero. Ok, Va quindi bene, un quindi. forchio ibrido? Ma sì, butto davanti un ibrido così. Anche perché me la tengo un po' bassa. C'ho C'è swing? Ma swing, ho fatto un po' di prove. Non dovrei toccare niente. bomba. Bomba a sinistra, vediamo se si apre un pelo. Ah, un po' in raffa a sinistra, però non male. Sì, Buona, buona, rimasta dritta, non l'ho ti si vista è partire, aperta. poi è rimasta lì su quegli alberi. Vabbè. Esatto, non ti si è aperta. E il green a destra, perfetto. Niente laser, eh? Qua sei troppo distante per Sì, capire. non mi prende, però abbiamo il tombino, sono esattamente sul tombino, che mi dà 225 a inizio del green. Quindi alla facciaccia del vento e tutto, sono anche un po' avanti. Come cacchio faccio a tirare un layup, dai? Ma non scherziamo. Legno 3. Niente può fermare il Cruz. Il potere del Cruz è più Siamo forte. d'accordo che a destra c'è l'acqua, ma a sinistra è un po' più libero, giusto? Assolutamente sì. Guarda, E allora, teniamoci un po' a sinistra. la visualizzo anch'io la tua traiettoria. Sopra quell'alberello Più più cicciotto, più cicciotto con Gigi. un piccolo fedino e sei data per l'eagle. Ah no! E No, l'ho invece è fatta la cagata! L'ho fatta la cagata! Un Ha rimbalzo l'ho rimbalzato. visto! Ha L'ho rimbalzato. fatta! L'ho fatta, vedi com'è? Vedi com'è? Ad essere avanti, è come i fighi, facciamo i fighi! È molto rischioso. Aiaiai, niente, oggi l'ombra ti piace. Bravo, stavo producendo. Sembrava fatto un errore, invece no, è fatto apposta, perché il polpastrello è talmente caldo che abbiamo di stare all'ombra, perché adesso mi scotta. E quindi devo stare all'ombra, sta a giocare al sole, poi ti ammacchi, guarda, ti rovini, l'abbronzatura, tutto, no? Meglio star qui, guarda che bella visuale che ho. Bello, Siamo bello, all'altezza della piastra dei 100, quindi perfetto. sono 100 metri all'inizio. Non ti danno fastidio gli alberi, mi Non mi sembra. danno fastidio gli alberi. Se sei un po' sotto le frecce Sì, fatiche. ma l'asta è a lunga però, in fondo a destra, quindi sono 16 metri, sono 116 metri, è un pitch. Ti faccio una bella inquadratura bucolica dal basso verso l'alto. Vediamo. Guarda che bello che sei. Bello. Speriamo che sia bello il colpo. Un po' toppetta, ma Questa è piace. Ma toppetta che piace. pizzichella che Sì. piace. Detto anche
colpo commerciale. Specialità della ditta. È decisamente la tua giornata, Gigi. Questo paletto rosso e questa pallina sono molto vicine. No, allora, la palla che girava secca sinistra-destra, tipo tacco slice, batte e fa un salto ed ero convinto avesse fatto... Sì. E invece... Guarda, c'è la mamma paperina là dietro. Ciao, con tutti i paperelli terrorizzati. Erano qua prima, sono scappati. Però allora, questo tuo colpo di fortuna ci regala la possibilità di vedere un colpo very, very, very interesting. Allora, 40 metri secchi all'asta. Raffotto spugnotto. Raffotto, decisamente raffotto spugnotto, ma la palla è sollevata perché è anche un po' crispy. È croccante, è abbastanza secchetto. E quanto green hai? Quindi, teoricamente avevo preso il 58, ma furbetto, ho portato anche il 54. Perché il carro è lì, comunque. Perché col 58 ho paura che ci passo troppo sotto. Quindi 54. Certo. Non ho praticamente green, perché né dietro né davanti, è in un bugigattolo. Tiro magari un paio di metri di più su verso la sinistra. E colpo poi... decisamente interessante. E la mia è lì, La tua è tanta roba. È aggiuata, è in green. Ma va bene. L'aggiuati funziona sempre, Aggiuati. Ci sta. Andiamo, tocca a me a pattare. Allora, G, tieni l'asta dentro? Ah sì, perfetto. E beh, è un pat non molto facile, perché comunque ci sono sia la pendenza laterale che la discesa da gestire. Il green è molto pendente dal fondo verso l'inizio, quindi per Gigi da sinistra verso destra. Ha fatto un grandissimo putt, l'ha letta molto molto bene. È un bellissimo putt che vale un par. Caone. E anche un birrozzo, perché qualunque cosa io faccia la sfida è persa. Però facci vedere questa imbucata da fuori, va. Se devo imbucare voglio tutto lo spazio disponibile, quindi niente asta. Mi piace l'idea. Voglio, anche se la birra è persa, voglio comunque cercare di fare un buon score. Per me più uno comunque su quattro buche, così sempre giocata a freddo, è un buono score. Gioco sempre contro, purtroppo, quel maledetto di Gigi che è fortissimo. Ma prima o poi arriverà il mio momento e ora... Io il ho mio paura di quel momento. Di... ho il terrore di quel momento. E fai bene, Gigi, fai bene. Adesso però ci tengo tanto a imbucare questo putt, che non è per nulla facile. Per nulla. In discesa, in costa, questi green molto piccoli, che a me piacciono tantissimo, tutti i campi un po' storici che hanno questi green non tanto grandi, soprattutto nelle buche più vecchie, a me affascinano, perché bisogna essere veramente super precisi. Il buono è che anche dall'avant green sei vicino all'asta. La tocca appena ma non larga. È scesa così tanto. Però, come direbbero quelli bravi, nice try. Nice try. La buca l'ho passata. Tanta roba. L'avevo letta bene. Ed è un altro par. È un altro par. Più due... Oggi a me partiva decisamente facile e anche un po' di fortuna. E a me no. E a te un po' meno. Succede, that's golf. Bella G. Allora, oggi tre colpi mi hai dato in poche buche. Era difficile oggi batterti, devo dire la verità. In più ci ho anche messo del mio. Sì, dai, oggi un po' ci hai messo del tuo. E quindi io che ho giocato male, tu che hai giocato bene, è stata una sfida un po' così. Però divertente. Anche il giorno più brutto a golf è un giorno fantastico. Sì, decisamente. In compagnia di un amico poi è sempre bello. Poi è bellissimo, ci siamo trovati, eravamo in giro e abbiamo detto, caspita, sì, facciamo un rattrappon tour. Io 350 km da un lato, po' qualcosa meno dall'altro. Sì, perché era una tappa, perché per me sono sempre 600 partendo da Roma. Venendo da Roma, però, caspita, posto bellissimo. Giornata spettacolare. A me questi campi un po' vecchio stile, sì, e le buche che hai scelto, cioè le prime che sono proprio un po' vecchio stile,
mille, green piccoli, fairway disegnati in alberi che si vede che insomma c'hanno qualche annetto. A me piace, mi mette proprio voglia di giocare e con attenzione. È un campo per tutti i livelli di gioco questo campo qua, perché è vero che è vecchio, però spesso i campi vecchi non hanno spazio. Qui invece spazio c'è, non è un campo che puoi definire stretto. No, anche nelle buche abbiamo giocato. Sì, ti lascia giocare. Per esempio tu sei riuscito a non prendere un'acqua a destra con il primo, io un'acqua a destra col secondo, quindi vuol dire che è largo. Abbiamo fatto tu uno slicone dal tee, io una spalanca da terra. No, quindi questo per dire che comunque, per quanto sembrano un po' incanalate, a me è la sensazione che mi dà. Il parkland classico tagliato dentro le piante mi fa concentrare molto di più. Io faccio più fatica quando sono larghi, perché poi lì il cruz, come mi dici tu, mi si chiude la vena e comincia a tirare all'impazzata, perché sembra di poter giocare ovunque. Quindi paradossalmente tu giochi meglio dove devi tirare il freno. Non il freno, ma essere un pochino più attento nella gestione, perché tengo a bada l'irruenza. L'irruenza. Mettiamo così. E questo qua campo secondo me... devi essere per forza poco irruente. Bellissimo. Siamo in un campo, in una villa nobile, devi essere un po' di sto grado. Hai ragione. Sergigi. Da Nottingham, Notting Hill. Beh, allora, una cosa che mi ha stupito un pochino, io me lo ricordavo perché sono venuto a fare un campionato under 18 a squadre e ho portato la squadra a giocare delle rovedine e l'avevo solo girato, ok? Giocandolo mi sono reso conto di quanto in realtà proprio tutto il contesto, ripeto, soprattutto le prime che sono un pochino più strettine, è un po' da giocare di fioretto, non tanto anche sul primo dove sembra, ma è sul secondo, cioè sul colpo al green. Hai visto anche l'approccio al par 5, un po' nel raffotto, poco green, bunker messo strategico, pendenze, insomma è un campo che si fa rispettare. Assolutamente. E comunque noi continuiamo a parlare delle prime e le seconde, non sono così diverse, sono un pochino più lunghe, un pochino più moderne sicuramente come disegno, però qua ci dimentichiamo poi che ci sono 27 di buche, perché c'è anche un terzo percorso, quello che non è un executive, è un pochino più piccolo, ma è pur sempre un bel percorso, soprattutto un'ottima palestra. Io so che qua organizzano spesso gare giovanili, vengono a fare US Kids, ma anche la stessa attività, penso sia del Comitato Veneto che anche dello stesso circolo, so che organizzano tante gare. Beh, poi qui l'abbiamo detto un po' giocando, c'è una tradizione sportiva importante. Molto importante per via del coach che ha sede qui, Trentin, ma anche poi di tutte le giocatrici che abbiamo incrociato giocando. È vero. La Tullia Calzavara, che insomma è una plurimedagliata titolata italiana, insomma una delle migliori giocatrici ancora. Assolutamente. Infatti si è fatto lei la procina, assolutamente l'ha messo dato. Assolutamente ancora con un polpastrello che lascia perdere. Esatto. Batte giocatrici da quando era una ragazzina e continua a farlo, non che sia vecchia, per carità, adesso non ricordo, mai più giovane di me comunque. È poi di noi. Ed è molto più forte di noi questo che stava a Sandir e quant'altro. Allora, un'altra cosa invece che ti chiedo è: vedi dei contro in questo campo? C'è qualcosa che cambieresti, qualcosa che non ti piace? No, che cambierei no. L'unica cosa, se vuoi, il piccolo contro che ha è che essendo molto in pianura, qua siamo proprio a due passi da Venezia, qui siamo in un terreno molto pianeggiante, un parco piatto, gli manca un po' di paesaggio, perché gli alberi sono anche molto alti, quindi si fa un po' fatica a vedere, perché qui si vedrebbero le Alpi, sono abbastanza vicine, non sono lontane, però gli alberi sono talmente alti che siamo dentro questo parco bellissimo, e forse l'unica piccola pecca è proprio questa mancanza di paesaggio in lontananza. Quindi
tecnicamente manca un po' di su e giù e slope e piedi sì, storti, sì. Che grazie, ti ringrazio perché essendo nato in pianura padana non mi dispiace, ma tutti esatto, no, è molto difficile. E dall'altra parte sì, effettivamente non ti fa vedere un po' oltre, un po' i cancelli, solo quello. Però dall'altra parte questa è una delle cose che a me piace di questo genere di campo, quando ti immergi e sì. Ti fa concentrare su quello che vedi, ovvero un po' di pista in mezzo a ti dei dà anche quell'effetto proprio di ti abbraccia, entri questo mondo, questo mondo verde circondato di alberi stupendi, una villa stupenda. Poi la zona al di là della pianura e tutto e quant'altro è comunque popolata di altri campi non così lontani, infatti noi ci siamo trovati perché poi andremo a fare altri rattrapponturo. Non si torna a casa subito. No, è un peccato, ho fatto 350. Abbiamo mandato il messaggio alle mogli, faremo un po' più tardi. Senti, ma si riescono a fare gli altri rattrap tutti oggi? Perché con la fortunella che mi ritrovo nel polpastrello. Tutti oggi fortunatamente no, domani un altro chissà giorno. Chissà come mi sveglio domani. Esatto. Oh, no, non va bene. Va il golf bene. È così, però. Sicuramente qua di campi da giocare ce ne sono tanti e anche mappati che di maps. Quindi cosa ci spariamo? In zona. In zona abbiamo sicuramente. Beh, qua a due passi c'è Cade la Nave. Abbiamo Venezia. Un campo bellissimo. Mi è piaciuto. Poi ci sono i padovani che sono qua vicino, Montecchia, Fressanelle, c'è Albarella comunque. È una zona ce n'è. E poi noi di strada tornando magari ce ne facciamo qualcun altro. Tutte le strade portano a un golf a caso. Senti, allora fammi strada tu perché sai che io mi perdo anche col navigatore. Guarda, vedi la villa a sinistra, c'è la vecchia clubhouse, c'è la mia birra e dietro c'è la tua birra. Andiamo va, ci sta.